magro, vestito di verde, rosso e giallo, i colori della bandiera giamaicana, Bob Marley arriva all'aeroporto di Linate. Concede una sola intervista al TG2 sulla pista dell'aeroporto. Oggi la musica reggae sta diventando una moda culturale. Gruppi rock come i Police, i Clash o anche Bob Dylan suonano il ritmo reggae. Che cosa pensi di questa tendenza? Sì, ce n'è di gente che suona reggae, che si serve del reggae, ma non importa molto. L'importante è che alla fine la musica reggae e la filosofia rasta si diffondano sempre più nel mondo. Che tutti i fratelli si riconoscano in ogni parte del mondo nella religione rasta. Nella tua canzone Babylon System. Babylon System è una delle mie canzoni più forti. Contro il sistema, contro Babilonia. Sì, ma nella canzone Babylon System tu critichi Babilonia, il mondo occidentale, e spingi la tua gente alla rivolta. Tu che sei una superstar, prendi però un sacco di soldi da Babilonia. Guadagni molto da questo sistema, non c'è una contraddizione. Ma i soldi non sono importanti. Sono importanti per l'uomo bianco. L'uomo bianco prende i soldi, se ne impadronisce. Ha fatto una religione dei soldi. Sì, ma i soldi sono importanti per chi non li ha. I soldi non sono importanti. Quello che è importante è Dio, il cielo, la terra, il sole, la natura. E perciò i soldi non contano nulla. Sono solo dei pezzi di carta che non devono condizionare la vita. Non devono rendere schiavi. Devi essere libero. La cosa più importante è che devi essere più libero che puoi. Voi vedete in Haile Selassie la vostra guida. Haile Selassie è vivo, è Dio. I giovani non hanno altro simbolo più importante di lui. Haile Selassie è il nostro re dei re, il Rastafari, il Dio vivente personificazione dell'Onnipotente, come è scritto nella Bibbia. Haile Selassie è l'Africa. Per noi rappresenta il ritorno all'Africa. Senza Haile Selassie noi non abbiamo patria. Uno degli aspetti più importanti della filosofia rasta è il ritorno in Africa. Che cosa significa per te questo ritorno? È un'utopia oppure è possibile che si realizzi? No, non è un'utopia. Per la mia gente, che è stata espropriata per tanto tempo di ricchezze, di cultura e di lavoro, non resta che la speranza di tornare in Africa. Non ci rimane che questa speranza. Quello di credere che un giorno, e questa è anche la nostra religione, che un giorno potremo tornare tutti in Africa. Noi siamo per la pace. Del resto, provate a pensare, voi bianchi che avete come riferimento l'Europa, che per noi non c'è che l'Africa. Capisci? Bring it forth fruit, change your season.